una scarpa molto innovativa da gara, migliorata rispetto al modello precedente, un pacer che aiuta il vincitore della maratona dell'anno scorso, una gara che sta prendendo sempre più piede perché è organizzata davvero molto bene. Questa è la storia della maratona di Bologna, ma anche di un'amicizia di lungo termine e soprattutto della passione per la corsa, ma come al solito per capirlo partiamo dall'inizio. Stazione di Bologna, sto andando a ritirare il pettorale perché domani parteciperò a questa bellissima gara, devo capire un attimo effettivamente quanti chilometri fare, però adesso vado assolutamente a ritirare il pettorale e spero di incontrare David. Dopo qualche minuto siamo finalmente arrivati in Piazza Maggiore, vado a ritirare il pettorale, è stranissimo perché di solito prima di una maratona ovviamente cerco di camminare il meno possibile, qua invece si tratta di fare 2, 3, 4 chilometri a piedi. Non lo suggerisco ad un triathlon e mandate qualcuno a ritirarmi il pettorale. L'idea comunque è buona perché portare in centro l'expo della maratona potrebbe essere una scelta vincente e comunque qua c'è tantissima gente, mentre in altre maratone non si può dire esattamente la stessa cosa. A questo punto vado a ritirare il pettorale e spero che mi diano un pettorale per partire abbastanza davanti, poi vediamo, dai. Qualche scalinata e poi ci siamo, finalmente il pettorale lo dovremmo ritirare abbastanza rapidamente. Per il ritiro del pettorale? Prego, di qua, se ha l'email già pronta, prego. Devo ritirare il pettorale? 21. Fino allora. Qua, va bene, grazie. Buongiorno. Ciao, anche a te. Ilani Massimiliano? Sono Ilani Massimiliano. Mi hanno dato il numero 21, che sia di buon auspicio per raddoppiare e comunque ad ogni modo adesso vado a prendere tutto quello che serve, incluso il pacco gara. Buongiorno. Ciao. Bene? Sì, nice. No. Ok. Adesso in piazza per ritirare altre cose. Diciamo che mi sto abituando e capisco dove siamo, mi sto orientando, adesso vado in piazza, dai. Allora, adesso andiamo a ritirare i gadget che consistono in un fantastico scaldacollo della Toyota, un gel e poi soprattutto una birra, boh, vediamo, la birra non so se me la bevo. Ando velocemente il percorso anche perché domani comunque devo raccontare un po' la città, quindi mi devo informare abbastanza bene, mi sembra che potrei divertirmi e stare comunque a guardare e ammirare tutto il panorama. Cosa possiamo ritirare? Cosa potete ritirare? Integratorino. Che ne occorre mezz'ora prima della gara. Pre-workout. Grazie mille. Ciao. Ciao! Finite su YouTube? Sì, sì. Cosa prendo? Che cosa prendo? Scaldacollo. Con tutti i gadget mondiali. Voi non lo conoscete, ma è uno dei più grossi influencer, grossi e brutti. Grossissimi. Grossissimi influencer nel mondo del running, nonché incredibile podista con un bel sub 2.30. Ho detto bene, Massi? Buongiorno, Dario. Tutto bene? Bene, bene. Alla capelle. Sono arrivato dagli amici di Soconi e domani indosserò i loro prodotti perché comunque è importante usare quello che ci piace. Dario, come sono le nuove scarpe? Ah, guarda, per il momento solo feedback positivi. È una delle prime volte che ci capita di avere così tanti feedback positivi. Sono veramente uscite da una settimana, quindi ancora dobbiamo prenderci le misure, però già 2.20 stanno piacendo veramente tanto. Non solo per l'estetica, ma anche per la grande funzionalità. Nota veramente figa sono questi intagli qua sul tallone, che non solo sono estetici, ma anche funzionali. In quanto sull'esterno c'è più materiale, infatti la scanalatura esce e quindi c'è più densità. Sull'esterno invece c'è meno densità perché questi intagli sono scavati e quindi si crea questo appoggio fantastico sul piede, soprattutto in fase di atterraggio, che poi va a centralizzare il piede per una spinta ottimale. Allargato tutto il battistrada, quindi una scarpa veramente ancora più accogliente, ancora più democratica per tutte le tipologie di piedi e di utilizzi. Quindi domani mi farei sapere tu come te trovi sulla maratona. Mi sono un attimo perso all'interno dell'Expo, adesso però vado in hotel, qua è già diventata sera e comunque speriamo che domani mattina arrivi felice e poi comunque adesso hotel e poi si va a mangiare.
Domenica mattina sono in partenza per andare a incontrare David. Mi sono vestito con l'outfit Soconi e soprattutto con delle calze davvero molto carine che vedrete, molto fashion. E adesso vado alla partenza, speriamo di non arrivare in ritardo. Diciamo che la temperatura è molto buona, considerando che siamo alle 7:45. Devo capire se riesco ad arrivare in tempo. Abbiamo previsto una foto alle 8:15, ho tipo un paio di chilometri, ma comunque io li faccio camminando, perché alla fine la corsa inizia alle 9:15, quindi riscaldarsi due volte non ha nessun senso. Non ho nemmeno fatto mente locale sul percorso. L'obiettivo di oggi comunque è quello di seguire di David, e poi non lo nascondo, mi fermerò a metà gara. Purtroppo è una scelta molto strana, che però è giustificata dal fatto che domenica prossima correrò la maratona di Barcellona, e quindi non posso rischiare di fare tre maratone in 4 settimane correndo molto forte. Quindi purtroppo ho deciso così. Adesso vado comunque a trovare il ragazzo alto. Ti seguo da tanto, quindi è un piacere stare con te, soprattutto, e grazie per i consigli. I consigli che mi dai, anche quelli la virgola in più, mi fanno felice. Sono arrivato al luogo dell'appuntamento con David, devo cercare un ragazzo alto, adesso vediamo se lo trovo. L'hai visto un ragazzo alto? David. Cercando un ragazzo alto, dov'è? Stiamo andando al deposito borse, non c'è un gran casino, è tutto ben organizzato. Comunque sto aspettando David, io la borsa non ce l'ho, quindi alla fine sto seguendo David. Ho una bella magliettina tecnica che poi butterò, e scelta assolutamente vincente. Fa abbastanza freddo, ma si sta bene, penso che si possa correre davvero bene oggi. Ci siamo? Sì, ci siamo, la grazie. Ma non sei molto tecnico oggi. Hai ragione, ho fatto talmente tante maratone che ho buttato già via tutto, cioè non c'è più niente. Ma non c'è un po' di vento oggi? No. Stiamo facendo un piccolo riscaldamento, in realtà stiamo camminando, però più o meno dai, tra poco andremo alla partenza, vediamo un attimo cosa succede. Yes. Stiamo andando davanti alla partenza, una delle poche volte in cui posso partire davanti. Sto seguendo il boss. Tra poco si parte, quindi adesso devo capire un attimo come gestire con David. È vero di stare abbastanza vicino, però non è che sia sicuro. Vediamo un attimo. Col numero 1, numero 1. Facciamo un applauso, go, David, go! Are you ready for today? Yeah. Ready? Yeah. Paolo, ti parli. Sì, sei pronto? Mi sa che lì non ti prende più, avvicinati un po'. Direi molto, perché se mancano qua finché la partenza, speriamo comunque di divertirmi. Devo seguire dentro, questo è il mio obiettivo. Però alla mezza mi fermo, questo è un disastro. Sei pronto? Sì, dai, facci. Va bene. Da un po' che non ci vediamo, da Reggio Emilia. Primo chilometro, siamo davanti, dai, stiamo andando abbastanza piano per ora. Comunque è in discesa, dice David, sta andando anche lui molto bene, vediamo un attimo. Queste Endorphin Pro 4 sono più stabili di quello che pensassi, anche in queste condizioni stiamo andando comunque bene. Siamo
nel secondo gruppo di testa, i primi se ne stanno andando, comunque è ancora molto in discesa, abbiamo fatto il primo a 3.23, quindi dai, tutto sommato bene, io sento la gamba molto buona, ho rallentato un attimo durante la settimana, quindi il carico è stato molto più basso e quindi anche a 3.23 riesco a correre e a parlare in maniera abbastanza semplice. Passaggio al quinto, leggermente veloce per me, 17.20, e comunque siamo in un gruppo di 4, io me la sto godendo più degli altri perché loro devono fare 42, io posso decidere di fare 42, che è molto diverso, e stiamo andando comunque a un buon ritmo, ma non è indiavolato, lo riesco a tenere anche a 50 anni, 52. 34 e 40 alla 10, ti sta andando abbastanza bene, io sono fortunato di avere David che mi aiuta nel ritmo e anche che non la farò tutta. ...52.18 al quindicesimo, ottimo dai! Siamo oramai al 20° chilometro, io me la sto godendo tutta, è anche un pezzo in discesa, comunque siamo in 1:09, 20° e 20, in realtà poi il Garmin oggi è un po' impreciso perché siamo passati in centro, quindi diciamo siamo passati intorno a 1:09:50 al 20°. È un vero peccato, siamo alle 21, 1:13:20, mamma mia, sto abbastanza bene, ma mi devo fermare purtroppo, adesso saluto David e gli faccio in bocca al lupo. Dai ragazzi. Corrono forte, non si direbbe, nel senso quando corri non lo diresti, però comunque purtroppo mi sono dovuto fermare perché domenica ho questa gara a Barcellona, adesso torno in hotel. Mi sto facendo dare le indicazioni di come andare in stazione, dicono che sono vecchio, quindi mi conviene camminare. Così complimenti, o non mi dai camminare? Avessimo noi. Non avevo considerato che effettivamente era un po' distante dall'albergo, quindi camminare fa abbastanza freddino, chiaro ci sono 15 gradi e quindi sto facendo il defa sulla pista, sulla corsa della maratona e quindi vediamo un attimo se riesco ad arrivare in hotel abbastanza rapidamente. Dai, dai, dai! Siamo compagni di scarpe, quindi ovviamente corriamo assieme abbastanza facilmente. Tutto bene, però mi devo assolutamente andare a cambiare perché devo prendere il treno e tornare presto. Ciao! Due considerazioni sulle scarpe. In primo luogo c'erano moltissimi cambi di direzione a Bologna e quindi era importante avere una scarpa stabile. Su questo aspetto l'hanno migliorata tantissimo. Penso che sia effettivamente quella che suggerirei a chi fosse un podista iperpronatore non esagerato, e poi soprattutto anche nei cambi di direzione il nuovo battistrada è eccezionale, si riesce a correre forte e sono davvero rimasto sorpreso dai miglioramenti che sono stati fatti su questa scarpa, e poi comunque nei prossimi giorni farò la recensione completa. Alla fine si sono rivelati 5 km di defaticamento senza grosse difficoltà. Ho trovato la stazione, poi l'hotel a C Marriott, adesso vado a farmi una doccia. Nei prossimi giorni vi racconterò tutto quello che c'era intorno alla maratona di Barcellona. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Non mi è piaciuto non finire la maratona, però alla fine a 50 anni fare 3 maratone in 4 settimane è follia pura, e infatti io non sono folle. Ciao, alla prossima, vado a dar da mangiare al coniglio.